La mia storia ha avuto inizio proprio qui, il 20 settembre 2016, sul palco del Tam Tam Talk. Quel giorno io ero seduto lì, mentre qua, al mio posto, c'era Mariangela Papa, una collega di Milano, ora a distanza alla Customer Advocacy a Roma. Mariangela parlava di quanto la sua vita fosse cambiata dopo che aveva intrapreso la via del volontariato, una via che anch'io avevo deciso di imboccare da tempo. Contagiato dal suo entusiasmo, anzi, clowntaggiato dal suo entusiasmo, ho atteso la fine dell'evento, l'ho avvicinata e le ho chiesto, testuali parole, «Ma io, per fare quello che fai tu, cosa devo fare?» Mi sembrava di essere Totò con Peppino in Piazza dell'Uomo a Milano. Beh, a quel breve ma intenso scambio di informazioni hanno fatto seguito un colloquio conoscitivo ed un corso di formazione di 3 giorni, al termine del quale mi hanno fatto 2 regali. Un diploma che ho incorniciato ed appeso al muro proprio a fianco dell'altro pezzo di carta, quello che recita la scritta laurea specialistica. E poi mi hanno dato questo. Questo pezzettino di plastica rossa vagamente sferico. Vi faccio vedere come si usa. Se a quel tantan di 2 anni fa non fossi stato seduto lì, dove siete voi ora? Un'arzilla novantenne, in casa di riposo, non mi avrebbe mai e poi mai proposto una fuga d'amore all'estero. Oh, mi ha dato 20 anni, eh. Cioè, perdere di colpo 9 anni in un pomeriggio. Se non sono soddisfazioni queste, allora non so. Ok, dai, non ho propriamente 29 anni, ne ho 27, ma vi confido un piccolo segreto. Indossare il naso mi porta indietro nel tempo. Se non fossi stato seduto lì, dove siete voi ora? 12 incontenibili ragazzine di terza media non si sarebbero mai e poi mai messe in fila per chiedermi di insegnar loro a ballare. Menischi permettendo, ovviamente. Sti 26 anni e mezzo cominciano un po' a pesare. Se non fossi stato seduto lì, dove siete voi ora, una bambina di 4, forse 5 anni, non avrebbe mai detto alla sua mamma, lui mi fa tanto ridere. Queste sono solo alcune delle tante, tantissime esperienze che hanno lasciato un profondo segno nel mio cuore da quando indosso questo pezzettino di plastica rossa vagamente sferico, o come lo chiamano, la maschera più piccola del mondo. Esperienze che oggi, ad 1 anno e mezzo di distanza da quel 20 settembre, mi consentono di adattare il mio agire al posto in cui in base al posto in cui mi trovo, ospedale, una scuola, una casa di riposo, un auditorium, in base al reparto e naturalmente alla persona stessa che ho di fronte. Si tratti di un'arzilla novantenne buongustaia, una vivace ragazzina con la passione per la danza o una folta platea di colleghi di lavoro. Un'experience questa, cominciata qui, e vissuta in prima persona come customer di un Tam Tam Talk. Fare del volontariato era un bisogno che sentivo da tempo, un bisogno che però tardava a concretizzarsi perché non sapevo come esprimerlo. In poche parole, possedevo già il voglio fare. È stato da questo palco, dal palco del Tam Tam Talk, che ho appreso il cosa fare ed il come fare. Partendo da qui, ho fatto una scoperta sensazionale. Scoperto che io, lui, lei, voi, noi, così simili nel nostro genere, ma allo stesso tempo così unici nella nostra persona, siamo tutti perfetti così come siamo. Tutti perfetti così come siamo. L'importante è sentire il proprio tam tam e seguirlo. Grazie.